libro del Genesi, capitolo 21. Tutta l'acqua dell'odre era venuta a mancare. Allora Agar depose il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte alla distanza di un tiro d'arco, perché diceva: non voglio vedere morire il fanciullo. Quando egli si fu seduta di fronte, egli alzò la voce e pianse. Ma Dio udì la voce del fanciullo, e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo, là dove si trova. Alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, perché io farò di lui una grande nazione. E Dio le aprì gli occhi ed esse vide un pozzo d'acqua. Allora andò a riempire l'odre e fece bere il fanciullo. O Signore, questo fanciullo che ha sete nel deserto, che è condotto per mano da sua madre e che sta morendo di sete, siamo noi. Ma tu, oh Dio, vedi la nostra fede, senti che abbiamo sete e ascolti la nostra voce. Ed ecco che tu stai mandando l'angelo, la quale dice ad Agar: non piangere, perché il Signore provvede. Ecco, di là vedi un pozzo, attingi dell'acqua, da bere al fanciullo e il fanciullo vivrà. O Signore, questo pozzo è il pozzo che tu hai scavato nel deserto, è il pozzo della grazia tua che dà la vita. Agar, nostra madre, è qui accanto a noi e c'è l'angelo che indica il pozzo. Ecco, adesso siamo tutti noi in quel fanciullo. Possiamo adesso bere l'acqua che Dio ci indica nel deserto. Non moriamo di sete, perché Dio provvede a noi e anche noi saremo come Ismaele, tiratori d'arco. Cioè possiamo tirare l'arco della preghiera, possiamo raggiungere il bersaglio, diventeremo uomini forti nel deserto della vita. Lode e gloria a te, oh Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Angeli del Signore, ci sono gli angeli del cielo, ci sono gli angeli della terra e siamo noi, gli angeli della terra, che questa sera ci uniamo agli angeli del cielo e benediciamo il Signore, perché al centro dell'universo c'è sempre Dio. E come quelli del cielo guardano a Lui, così noi dalla terra dobbiamo guardare a Lui, e tenendoci per mano dobbiamo vorticare attorno a questo centro da cui emana la luce, la forza e la vita. Questa sera vogliamo insieme con gli angeli lodare e benedire Dio. Ma siccome gli angeli ci sono stati dati come custodi, e poiché Dio ci ha detto: sta attento a non peccare, perché gli angeli del cielo guardano la faccia mia, se noi abbiamo offeso la presenza degli angeli che sono vicini a noi, soprattutto degli angeli custodi, noi ci pentiamo davanti al Signore
e chiediamo perdono agli angeli davanti a Dio, promettendo a Dio di camminare bene nella strada della salvezza e di non contristare coloro che Dio ha posto alla nostra custodia. E allora, davanti agli angeli di Dio che abbiamo contristato con i nostri peccati, chiediamo perdono al Signore. Abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. E così come gli angeli cantano gloria a Dio, questa sera vogliamo anche noi cantare insieme con gli angeli gloria al Signore. Thank you.
preghiamo. O Dio, che nella tua misteriosa provvidenza mandi dal cielo i tuoi angeli a nostra custodia e protezione, fa che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro aiuto per essere uniti con loro nella gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. Così dice il Signore: ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, ascolta la sua voce e non ribellarti a lui. Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. Se tu ascolti la sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Il mio angelo camminerà alla tua testa e ti farà entrare nella terra promessa. Parola di Dio. Dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Il Signore manda i suoi angeli sul nostro cammino. Libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai il rifugio. Il Signore manda i suoi angeli sul nostro cammino. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Il Signore manda i suoi angeli sul nostro cammino. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Il Signore manda i suoi angeli sul nostro cammino. Alleluia, 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 alleluia.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio accoglie me. Guardatevi da disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. L'angelo custode ci accompagna nel nostro cammino e parla. Quanti di noi hanno sentito la voce dell'angelo custode? Ben pochi. Io credo di non averlo mai sentito, la voce chiara dell'angelo. Eppure egli parla. Dice qui la scrittura che l'angelo parla a una voce, e pertanto deve ascoltare la sua voce e non ribellarti a lui. E poi ancora, se tu ascolti la sua voce e fai quanto ti dirò attraverso l'angelo, io sarò nemico dei tuoi nemici. Egli camminerà alla tua testa, ti introdurrà nella terra promessa. L'angelo parla, ma come parla l'angelo? Non parla dentro di noi. Dentro di noi, con la parola interiore, parla lo Spirito del Signore. L'angelo ci illumina e l'angelo suggerisce quelle che dobbiamo fare. È come un'illuminazione che noi riceviamo, o come un suggerimento che noi abbiamo. Questa è la voce dell'angelo. Sono angeli di luce, sono angeli di bene, e normalmente ci parlano attraverso un'illuminazione, attraverso un suggerimento, anche quando noi non sentiamo così la loro voce come la voce degli uomini, perché non hanno labbra. È vero che qualche volta il suggerimento si può materializzare, l'illuminazione può avere anche la materializzazione di un lampo di luce, però si tratta di fatti interiori, di fatti misteriosi, però veri. Abbiamo un'illuminazione angelica, abbiamo un suggerimento angelico. Dobbiamo però abituarci a questa luce che ci viene, a questa illuminazione che ci viene, e abituarci a cogliere il suggerimento dell'angelo buono che sta accanto a noi. Ed è quello che dobbiamo chiedere al Signore, questa sensibilità alla luce, questa sensibilità ad ascoltare, accogliere il suggerimento interiore, ossia che risuona nel cuore,
ma come se venga dall'esterno, che è suggerimento dell'angelo. Di avere rispetto per gli angeli, rispetto per la loro presenza, sono angeli puri, i quali vedono tutto quello che noi facciamo, per cui non dobbiamo permetterci nulla di poco buono, perché gli angeli vedono e vedono il volto del Padre. Ecco perché dobbiamo camminare bene nella via della santità, e il nostro comportamento deve essere un comportamento sano, casto, buono, degno di Dio, e allora avremo l'approvazione degli angeli, altrimenti avremo la disapprovazione degli angeli. Come non dobbiamo contristare lo spirito che è dentro di noi, come dice la scrittura, non contristato lo spirito, così non dobbiamo contristare lo spirito dell'angelo, questo spirito angelico, questo spirito disincarnato, o meglio incorporeo, che sta accanto a noi. Come ci dice qui il testo, non vogliate contristare l'angelo vostro. Questo per quanto riguarda noi, nella nostra relazione personale con l'angelo. Ricordiamoci che questo angelo deve condurci in cielo e lo avremo vicino a noi in paradiso. Per cui bisogna entrare in dimestichezza con l'angelo, in una dolce amicizia con l'angelo, e allora ci accorgeremo che l'angelo ci custodirà, perché questo è il suo compito, custodirci dal male, e ci introdurrà nella terra promessa che è il cielo. Questo è il suo compito, condurci al cielo. Vedete quanto è buono il Signore, non ci lascia mai soli, ci dà il suo angelo che ci accompagna nel cammino della vita. Il Vangelo sottolinea il nostro comportamento, soprattutto con i bambini. I bambini hanno anch'essi gli angeli, ma i loro angeli sono più gelosi dei bambini di quanto non lo siano gli adulti, perché l'adulto può agire per conto proprio, libero, indipendente, il bambino no, è più soggetto a recepire il male. E allora ecco il Signore dice: guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che significa i loro angeli nei cieli? Che forse non sono qui sulla terra, ma nelle dimensioni spirituali, cielo e terra, sono uguali. È una dimensione, più che un luogo, il cielo è una dimensione spirituale. Il cielo è qui in mezzo a noi, è una dimensione che noi non vediamo. Sì, ci sarà un luogo diverso da questo, però il cielo è anche qui, dove c'è Dio c'è il cielo. E siccome gli angeli stanno attorno a Dio, anche qui c'è il cielo, e gli angeli custodi dei bambini vedono il volto del Padre, e se noi facciamo del male ai bambini, gli angeli reclamano davanti al Padre. Il Signore accenna lo scandalo dei bambini. Quando noi scandalizziamo un bambino,
il Signore se ne duole e l'angelo reclama giustizia davanti al Padre perché i loro protetti, i bambini, sono stati sviati dalla via del bene. E come noi possiamo scandalizzare i bambini con la parola, col cattivo esempio, con cattive azioni? E allora abbiamo gli accusatori nostri, che sono gli angeli, in quel momento in cui noi facciamo perire i bambini, scandalizziamo i bambini, i loro angeli reclamano giustizia da Dio, gridano davanti a Dio. Quanti bambini scandalizzati, quanti piccoli scandalizzati. Qui per piccoli si intende non soltanto il piccolo di età, ma il piccolo nella fede, il piccolo nella salute, il piccolo nella scienza, ossia quell'uomo che noi chiamiamo umile, povero, emarginato, misero. Quello è un bambino davanti a Dio. E sono i protetti di Dio, sono quelli nei quali Dio si rivela, perché quello che facciamo ad uno di questi piccoli lo facciamo a lui. E allora ecco il nostro comportamento con i piccoli, di età, i bambini in maniera particolare, ma anche con i piccoli per condizione. Dobbiamo comportarci bene, non trattare male i piccoli. E abbiamo un'esortazione fatta dal Signore a diventare piccoli, perché in cielo si entra da piccoli, da grandi non si entra. Del resto, dice Gesù, la porta è stretta, piccola, i grandi non entrano, È come la cruna di un ago. Un cammello vi entra, no? Una corda grossa, il camallo, c'è una bella corda là, in segreteria. Cammello, vi entra, non vi entra, perché la cruna è piccola. Bisogna diventare piccole per entrare nella cruna di un ago. E così è per il regno dei cieli. Se non ci lasciamo piccoli, se non ci liberiamo dalle scorie, se non ci svecchiamo, e se non diventiamo esili, senza nulla, come il filo di cotone, come il filo di lino o di nylon, non entreremo nel regno dei cieli. Diventare piccoli, ecco tutto qui, diventare piccoli, perché di essi è il regno dei cieli. Se vogliamo essere grandi e rimanere grandi, in cielo non entreremo mai. Ricordate, lo ricordo spesso, ma voglio anche ricordarlo questa sera, quella bambina che era entrata in assemblea proprio verso quest'ora e si cantava in lingue, queste nel 1977, dunque sono 19 anni, si cantava e all'improvviso nel silenzio profetico, perché quei tempi si osservavano certe regole, dopo il canto in lingue c'è silenzio, perché è il momento profetico in cui si attende la profezia. E questa bambina si alza dalla sedia
e con le mani alzate grida: se non vi farete come i bambini, non entrerete mai. E cade di nuovo sulla sedia. Era lo spirito del Signore che aveva investito questa bambina. E gridò. Tutta l'assemblea fu colpita da questa parola, perché quando la parola di Dio è vera, tra le molte parole nostre, allora colpisce. Tutti restiamo fermi, perché la parola di Dio, quando è vera, colpisce. Quando non è vera, poi è parola nostra, passa inosservata. Perché Dio non sciupa le sue parole. Si potrebbe anche darsi che l'assemblea sia sorda alla parola di Dio, e allora c'è la colpa dell'assemblea. Ma quando la parola di Dio è vera, colpisce sempre. Come ha colpito la parola di questa bambina, che poteva essere anche coperta dalla voce dei grandi, ma Dio, quando suscita una profezia, allora mette in attenzione tutta l'assemblea, perché quella parola sia colta e diventa profezia. Quando l'assemblea accoglie quella parola come profezia, altrimenti resta un semplice messaggio, non profezia, perché la profezia è una parola data da Dio agli uomini per loro edificazione, per loro istruzione, per loro ammonimento, per loro insegnamento. E allora diceva questa bambina: se non diventerete come i bambini, non entrerete mai, non capirete nulla. Noi non capiamo nulla del regno di Dio, non capiamo nulla, perché soltanto i bambini comprendono. Ti benedico, Padre, perché hai rivelato queste cose ai grandi e sapienti di questo mondo. I grandi non conoscono. Possono avere tanta scienza, tante conoscenze, possono essere dei grandi ragionatori, ma non hanno la rivelazione, che è un lampo di luce, che è un'esperienza ineffabile di Dio. Ce l'hanno invece i bambini, i piccoli, anche quando non sanno esprimere, non sanno decodificare quello che percepiscono, ma soltanto ricevono questa conoscenza inebriante di Dio. Diceva bene San Bonaventura a fratello Egidio, il beato Egidio di Assisi, quando rivoltosi a lui Egidio diceva: benedetto tu, o Bonaventura, che sei maestro, che sei alla Sorbona, la più grande università del tempo, Parigi, insegna alla Sorbona, tu conosci veramente Dio, hai scritto tanto di Dio, beato te. E Bonaventura disse: o Egidio, Egidio, conosce più Dio una vecchiarella che prega in silenzio ed è nascosta che frate Bonaventura, che è dottore alla Sorbona. E allora frate Egidio andò in estasi, si alzò da terra e cominciò a gridare: o vecchiarella, vecchiarella, tu conosci Dio più di Bonaventura,
che è dottore alla Sorbona. E i frati vedevano e ammiravano questa scena e diceva la verità. Ma per diventare bambini cosa bisogna fare? Convertirsi, convertirsi e nascere di nuovo. Lo diceva Gesù a Nicodemo, che non capiva. Non capiva perché era grande, perché era dotto, perché sapeva le scritture, ma non capiva, perché non era bambino. Bisogna nascere di nuovo, diventare bambini, per capire certe cose. Tu sei maestro in Israele e non conosci queste cose. Bisogna nascere di nuovo. E lui deve entrare di nuovo nel grembo di mia madre e nascere una seconda volta. E Gesù, chi nasce dall'alto, chi nasce dallo Spirito, entra nel regno di Dio. Tu non sai il vento, di dove viene e dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito, si lascia trasportare dallo Spirito. Noi siamo pesanti, perché siamo grandi, e restiamo pesanti, e ci urtiamo, perché siamo pesanti. Gli angeli non sono leggeri, non si urtano tra di loro. I bambini giocano, sono leggeri, giocano perché sono leggeri. Se non diventiamo come i bambini, non comprenderemo nulla. Se non vi convertirete, ecco la via per diventare bambini. Se non vi convertirete, non entrerete. Cioè non capirete nulla, non conoscerete mai, non saprete mai chi è Dio e non entrerete nel regno dei cieli, che è il regno della conoscenza di Dio e dell'amore di Dio. Fratelli e sorelle, ecco l'invito che ci viene stasera a convertirci, a diventare bambini, a giocare tra di noi, a divertirci tra di noi davanti agli occhi del Padre, come i bambini si divertono davanti agli occhi del papà e della mamma e scherzano tra di loro e sono contenti. E non pensano a nulla, perché sanno che i genitori pensano a loro e soltanto pensano di divertirli con i loro giochi. Così anche noi diventiamo bambini. Non ci facciamo adulti, non ci facciamo del male con la sapienza degli adulti, ma giochiamo tra di noi e cantiamo, cantiamo al Signore come i bambini, e allora la conoscenza di Dio scenderà dentro di noi, l'amore di Dio ci unirà e gli angeli canteranno al Signore. Amen. La nostra preghiera al ministero degli angeli, messaggeri di Dio e nostri intercessori. Diciamo: per l'intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, o Signore. Per il popolo di Dio, perché con la protezione dell'Arcangelo Michele possa mantenere intatta la sua fede e respingere gli assalti del maligno, preghiamo. Per i ministri dell'altare, perché associati alla lode degli angeli siano fedeli dispensatori dei santi misteri, preghiamo. Per tutti gli educatori, perché a imitazione dell'Arcangelo Raffaele
siano guide generose e sagge di chi è affidato alle loro cure, preghiamo. Per gli evangelizzatori e i catechisti, perché con l'aiuto dell'Arcangelo Gabriele siano portatori fedeli del lieto annunzio e lo confermino con la santità della vita, preghiamo. Per gli agonizzanti, perché gli angeli del Signore li guidino nell'esodo verso la casa del Padre e li conducano alla Santa Gerusalemme del cielo, preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci raduni nella Santa Assemblea, accogli i nostri voti e le nostre preghiere, e fa di noi degli adoratori in spirito e verità, concittadini degli angeli in cielo, per Cristo nostro Signore. Perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i doni che ti offriamo in onore dei santi angeli, la loro protezione ci salvi da ogni pericolo, e ci guidi felicemente alla patria del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
è veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli, onorando questi tuoi messaggeri. Esaltiamo la tua bontà infinita negli spiriti beati. Tu ci riveli quanto sei grande e amabile al di sopra di ogni creatura, per Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui tutti gli angeli proclamano la tua gloria, al loro canto si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie
per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Salvatore e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
scambiamoci un segno di amore fraterno. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Thank you.
festa c'è il silenzio, silenzio solenne, nessuno può parlare. Questa è prescrizione liturgica, si chiama silenzio liturgico. C'è silenzio profetico, questo è liturgico. Poi si può dare un annunzio di una parola di Dio al posto del postcomunio, cioè di quella parola che è scritta nel messale. Possiamo aggiungere un'altra parola oppure leggere invece del postcomunio un altro testo indicato da Dio, oppure il postcomunio, ma ci vuole il momento del silenzio. Questo è silenzio liturgico, il grande silenzio dopo la comunione. Poi venne un angelo, si fermò all'altare reggendo un incensiere d'oro. Gli furono dati molti profumi perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i santi, bruciandoli sull'altare d'oro posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio insieme con le preghiere degli angeli. Signore, come il profumo della preghiera degli angeli sale a te, questa sera come profumo di incenso salga a te la nostra preghiera. Gradisci il profumo della nostra preghiera che è accompagnato dalle preghiere degli angeli e ti inebri il profumo di questa preghiera, o Signore. Giovedì è tanto tempo che non ci riuniamo, vorrei che ci riunissimo domani, così verso le 5:30, non più tardi. Le 5 è troppo presto, forse tanti escono alle 5 dalle loro, così, dai loro uffici. E allora alle 5:30 tutti quelli della comunità, e soltanto quelli della comunità, si ritrovano qui. Così iniziamo questo cammino comunitario. Preghiamo.